3, 2, 1, Ale Fiori! Partiamo subito dicendo dove siamo finiti in questo periodo in cosa cui non abbiamo fatto video. Sì, esatto. No, cosa hai fatto? Cosa hai fatto a Capodanno? Tu che sei in centro. Tu che sei in centro. Perché sei in centro? Perché abbiamo, dopo anni e anni che avevamo una predisposizione, abbiamo deciso che Filo sta meglio in centro proprio per un punto di vista artistico, perché esatto, è l'elemento artistico del gruppo. Cosa abbiamo fatto a Capodanno? Cosa allora, fatto? Io sono stato a casa, okay, con i miei amici, tranquillo, non ci siamo ubriacati e siamo andati a dormire presto. Però, che Capodanno di merda. Quindi non sei venuto con noi. Se no, non sei venuto con noi, mi dove spiace, eravamo mi noi? Spiace. Eravamo a Piano Mercedes. Piano d'Audi. Piano d'Audi. Piano d'Audi, eravamo Piano, Piano Mercedes. Che è una località di montagna sperduta nel nulla. Ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti? Non mi ricordo più, dimmi. Anche voi siete messi. No, allora sì, perché ci siamo divertiti. Messo in questa maniera sembra che ci siamo divertiti così tanto da non ricordarci più. In realtà è la noia che ci ha buscato. Quindi siete messi anche ci, bene sì, voi come, come Capodanno. Sì, sì, sì. Bene, abbiamo passato tutti e tre un Capodanno di merda. Quindi, dato che abbiamo passato un Capodanno di merda e non abbiamo nulla da raccontarvi, raccontateci il vostro con l'hashtag Capodanno. No, aspetta, l'anno scorso era Capodanno Crodino. Quest'anno è Capodanno. Cosa hai bevuto quest'anno? Cosa hai bevuto? Sai che non ho bevuto il Crodino quest'anno. Una cosa che hai bevuto strana. Nulla. Capodanno nulla. Nulla. Hashtag Capodanno nulla e ci raccontate che cosa avete fatto. Ora noi risponderemo a tre fottute domande. E tre. E due, e uno, e via con le domande. No, 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 no. La prima domanda. La prima domanda arriva da Deborah Calza. Se veniste trasportati nella straordinaria tecnologia di Ritorno al Futuro con l'indimenticabile Marty e il Dottor Emmett e potreste avere la DeLorean per un intero giorno ciascuno, cosa fareste e in che era? Andreste. Il sinto direi probabilmente che andrei a vedere come sono io nel futuro. Nel senso che vorrei vedere che cosa ho fatto della mia vita. Eventualmente cambiare se qualcosa andasse male, ma questo romperebbe il continuo spazio temporale, quindi forse è meglio di no. Grande ciò. Quindi distinto andrei lì, però forse preferirei andare nel passato e vedere tutte quelle cose che non hanno una risposta, quali il Big Bang. Oppure andrei a vedere la costruzione delle piramidi, queste cose qua, quelle cose un po' storiche. Insomma, insomma tutto il passato dell'umanità. La sì. Costruzione un intero giorno passo 10 minuti, 10 minuti nelle piramidi di Giza, 10 minuti Le piramidi di Giza? Miss Italia versione maschile. Tu Filo? Io invece tornerei nel 1942 perché le donne non andavano in guerra. Perché? Perché non andavano in ma guerra. Ma vorresti fare la guerra? Ah sì. Capito. Perché mi piace combattere. Ma tu Silva? Io rispondo seriamente. Seriamente. Se dovessi scegliere un periodo da rivisitare, gli anni 60, 70, perché però non qua in Italia, in California, in America, perché mi sono sempre piaciuti i casino, i gangster movie, i noir anni, John Travolta che non è degli anni 70, che non faceva ancora film, ma va bene. Ma no, probabilmente era in vacanza alle piramidi di Giza. Del 1945. Del 1045, quando andavano a combattere le donne Miss Italia. Andrei a visitare probabilmente Los Angeles, quelle parti lì americane, quella data lì andando a ballare i balli che cos'era? Twist in quegli anni Twist, 70. Sì. Twist, io ho detto io non sbaglio, ho detto Twist, è inutile sto cercando un errore. Cerchi di boicottarmi. La risposta Antonio Palumbo ci dice F risponde quando il prossimo musica nella vita reale. No, abbiamo scelto questa domanda per dirvi che stiamo lavorando al prossimo musica nella vita reale. Ehi, la risposta qual è? Ci stiamo lavorando. Sì, finalmente. Oh, in realtà è da un anno che stiamo dicendo che ci stiamo lavorando. Ma siamo un po' come il servizio statale italiano, no? Andiamo dello stesso giro. Ma a sto giro davvero ci stiamo lavorando. Esatto, seriamente. Se tutto va secondo i piani, adesso qualche dovrebbero video e arriva musica nella vita reale 5. Ragazzi, continua, arriva, fine febbraio. Ilaria Mazzotta ci chiede, F risponde hashtag, quale superpotere vorreste avere? Mi salutate. Ciao Ilaria Mazzotta. Ciao. Un saluto, un bacione. Quale superpotere vorremmo avere? Vorrei avere il teletrasporto. Ma va. Per quale motivo? Così posso viaggiare, andare ovunque senza pagare nulla.
Io vorrei avere il super post, che è un superpotere speciale. Cioè quel superpotere che ti fa saltare la fila alle poste. Esclusivamente quello. Il nuovo super fuori dalle poste non sei nessuno, ma entri nelle poste. Salti la fila. Io vorrei avere invece il potere di bloccare il tempo e lo spazio e fare tutto quello che voglio nel mentre, senza che il tempo e tutti vadano avanti. Prendo un esempio: stamattina sono arrivato in ritardo, blocco il tempo. Che novità! Blocco il tempo e faccio tutto con comodo a casa, mi lavo, mi doccio, faccio colazione, mi guardo un film. Conoscendo il buon Silva, arriverebbe in ritardo. Comunque, anche bloccando il tempo. Bene, allora, le domande sono finite, però non sono finite le domande che volete farci. Infatti, sotto questo video dovete scriverci altre 3 domande con hashtag F risponde e noi nel prossimo vlog o Ashford Time, quello che è, vi risponderemo con molto piacere. Entusiasmo. Aiuto. Non dimenticatevi che le domande, se qua ce ne sono troppe, potete farcela anche su Twitter, perché non Twitter so mai troppe, però anche su Twitter, vabbè. Così, ogni tanto ci buttiamo no. Questo è un finale come si deve. Noi ci vediamo al prossimo video. Al prossimo video. Vi ricordiamo come sempre che c'è tutto sotto in descrizione, tutti i social che appariranno qui. Se mi parli sopra, non è un finale come si deve. Questo è una luce sopra, questo non è un finale come si deve. Ci vediamo. Ciao amici. Filo chiudi questo vlog. Ciao! Ciao!